Assessore Fioretti, un momento di grande emergenza nella nostra regione. Siete al lavoro già da diversi giorni per tamponare questa emergenza dal punto di vista lavorativo. La Regione Abruzzo sta pensando a dei provvedimenti ad hoc per tamponare quello che sta accadendo? Sì, stiamo cercando di mantenere il passo anche di quelle che sono le direttive del governo e infatti stiamo aspettando quest'ultimo decreto che sicuramente ci darà ulteriori chiarimenti rispetto alla possibilità che ci viene data. Allo stesso tempo abbiamo contatto con tutte le realtà economiche e lavorative per vedere quali sono le esigenze del momento. Ci sono aziende, soprattutto le medie e piccole aziende, in grossa difficoltà, così come sono in difficoltà i lavoratori? Assolutamente sì, però ecco, le misure che stiamo aspettando penso che andranno incontro a tutti i settori e quindi nessuno verrà sicuramente lasciato dietro, dopodiché sarà compito nostro cercare di intervenire anche su quelle situazioni singole che sicuramente ci potranno essere. Risvolti di quello che sta accadendo probabilmente si vedranno più in là nei prossimi mesi. C'è preoccupazione per le conseguenze a livello economico che le aziende abruzzesi dovranno pagare? Assolutamente sì, purtroppo non abbiamo contezza di quanto tempo ci vorrà per smaltire questo blocco, allo stesso tempo quali saranno gli effetti veri nei vari settori. Volta per volta ci attrezzeremo per andare incontro a tutte le esigenze. Dal punto di vista sanitario io penso, guardando gli altri territori colpiti prima di noi, la cosa potrebbe essere un po' più lunga per avere un minimo di luce e vedere se siamo riusciti ad avere i numeri giusti per poter affrontare il tutto.